Ciao ragazzi, come state? Ho visto che quando aprivo i rubinetti del bagno no, ma quello della cucina sì, perché ci metti sotto tante volte le pentole e quindi l'acciaio inox fa riflettere il colore dell'acqua. C'erano dei pezzettini che sembravano una cosa che non mi piace, quindi oggi pulizia del serbatoio. È vero che l'acqua la faccio bollire, deve essere bella da vedere. C'è qualche pezzettino dentro che adesso andrò a tirare via. La pompa fa bene il suo dovere, adesso sto scaricando in un'area apposita. Una volta che sarà vuoto mi inventerò il modo di vuotarlo proprio completamente asciugandolo. Non è una cosa facile, sarebbe meglio smontare completamente il serbatoio. E a occhio e croce da vuoto non è neanche un grande problema, però comunque il serbatoio dell'acqua deve essere in ordine. Adesso li vedete i livelli. Una semplice valvola. Scarica tutto quello che c'è dentro, si pulisce il serbatoio. Quando il livello arriva vicino a quelli che sono sulla sinistra, il foro che va alla pompa, quindi il pescaggio dell'acqua. Il foro sulla destra è il foro per lo scarico, dove c'è appunto collegata la valvola, come potete vedere lì. Adesso inclinerò un pochettino il camper, chiaramente verso destra, e scaricherò completamente l'acqua che c'è. In questo caso sono arrivato ad avere una buona pendenza, ma per scaricarla tutta dovrò mettere la mia mano all'interno qui e sollevare, come vedete e come sentite, per far uscire completamente tutta l'acqua. Non c'è dentro chissà quale quantità di porcheria, ma a me quei pezzettini lì di non so cosa non mi piacciono. E quindi voglio scaricare tutto. Una volta che il vostro serbatoio è realmente vuoto e lo verificate, vi armate di stracci e cominciate ad asciugarlo completamente. Controllate in modo visivo che non ci sia da nessuna parte nessun pezzettino di niente. Una volta che questo controllo è stato fatto, non limitatevi a pulire solo il fondo, ma bensì anche la parte sopra, fin dove arrivate, le pareti. Ed ecco fatto. Adesso gli mettiamo il tappo e lo riempiamo. Normalmente ci metteva 5 minuti per riempirsi il serbatoio. Avevo dimenticato di chiudere la valvolina di uscita dell'acqua. Giustamente non sono perfetto e faccio degli errori. L'importante è ricordarsi per la prossima volta. Ciao, beh!